Ciao ragazzi, ciao. Bentornati su Crimax. Allora, siamo a fine agosto e oggi non stiamo andando in pesca, ma stiamo andando a vedere un nuovo spot per il 2020. Stiamo andando a cercare di capire più o meno come funziona, perché è uno spot importante e famoso. Quindi andiamo un attimo a capire come funziona. Andiamo a studiare un po' il posto, capire un po' le postazioni, i permessi. Siamo fuori dall'Italia. Perché non saremo in Italia, saremo fuori. Poi scoprirete ovviamente dove nel corso di questo video. Esatto. E niente, andiamo un po' a capire cosa dobbiamo fare per andare a pescare su questo posto sostanzialmente. Abbiamo approfittato di una domenica per fare appunto un giro. Stiamo partendo, ci aspettano 3 ore di viaggio adesso. Esatto, circa partendo adesso, quindi andremo lì, vi faremo vedere il posto, un anticipo della sessione che andremo a affrontare appunto in questo posto, sperando di riuscirci ad andare. Sì, perché è un dipende po' anche da ferie, esatto. Dipende da tante robe, però noi ci proviamo perché è una bella esperienza per noi. Sì, speriamo sia un bel video per voi, quindi ragazzi, ci aggiorniamo più tardi, a tra poco con altre immagini. Ciao. Eccoci qua ragazzi, allora come avete potuto capire siamo in quel di Bled, esatto, in Slovenia. Siamo in un parcheggio, è stata dura trovare il parcheggio. Molto dura, perché abbiamo sudato per trovarlo, però ne varrà la pena. Adesso abbiamo già visto parecchi ragazzi che stanno pescando. Andremo a chiedere informazioni. Esatto, abbiamo già visto che qua non si scherza, quindi postazioni molto pulite, poca roba, carrellino con tutto su, non è campeggio qua. Qua ti danno multe salate. Adesso abbiamo visto, mi sembra, un piccolo negozio di pesca, quindi andremo a chiedere per quello che sono permessi, licenze, e poi ci faremo un giro sul lago vero e proprio e andremo a parlare con i carpisti della zona. E serviranno ovviamente delle immagini che presto vi faremo. Esatto, se riusciamo a raccogliere delle informazioni ve le giriamo per chi vuole andare anche di voi, e se avanza tempo nel pomeriggio cercheremo qualche futuro, magari appartamento, bed and breakfast, quello che troviamo insomma. E basta, andiamo Green? Dai! Allora, stiamo camminando lungo la costa del lago. Anatra. Costa qua. Ah, secondo me è tutto buono per calare le canne qui. Queste potrebbero essere possibili poste. Guarda come cristallina l'acqua. Stavo rendendo il video, ma l'acqua è veramente trasparente. È stupenda. Mamma mia, mi tufferei. Ragazzi, qua dicono che sia il paradiso, uno dei paradisi dei carpisti. Beh, ci credo. Qui stanno pescando,
carrellino minimal veramente come da regolamento. Stupendo. Stupendo, posto veramente stupendo, mamma, speriamo di riuscire a farvi vedere una carta perché qui dovrebbero passare anche sotto riva, vediamo se... L'unico problema potrebbe essere qui riuscire a fare dei bei lanci perché abbiamo sì, perché sopra molta vegetazione. A maggior parte dei posti di queste appunto piazze che ci sono, sopra ci sono alberi, quindi può essere un problema, però anche no, dai. Però può essere che le carte non è che le trovi solo al centro, quindi... Ragazzi, bello spettacolo, bello.
Allora ragazzi, stiamo girando praticamente tutto il lago, come abbiamo detto, e di poste ce ne sono parecchie. Ovviamente ci sono anche zone balneari dove non si può pescare, però di spot proprio in mezzo alla natura vera e propria ce ne sono parecchie. Adesso vi faccio vedere che bello spot che ho trovato qua, se riusciamo a scegliere. Uno dei tanti, perché ci sono parecchi, buchi, sì. Però si scivola, che non so. Guardate che paradiso, ragazzi. Ovviamente qua il pod, lì forse la telecamera. No, no, ovviamente qua il pod, ragazzi, si lascia a casa, si va giù di picchetti, a volte sommersi in acqua, abbiamo visto. Però guardate che roba, venire qua nei periodi estivi dove puoi anche entrare in acqua tranquillamente perché c'è gente che fa il bagno. Ci si mette due picchetti in acqua, ci si mette la sedia qua dietro, ragazzi, è uno spettacolo. Sì, fino a 3 metri si tocca tranquillamente. Si arriva alle ginocchia tranquillamente, quindi ne abbiamo visti molti pescatori con... Molti. Bene, abbiamo visto qualcuno. Sono 10 al massimo al giorno, quindi... No, abbiamo visto qualcuno appunto che pescava con i picchetti in acqua, quindi... Sì. E come vedete lo spazio è minimo, eh. Infatti qui, ora mi sto girando attorno per farvi vedere la strada lì alto, quindi... Per farvi vedere appunto che veramente qui l'attrezzatura deve essere minima. E mi raccomando, tutto in ordine. Allora, vi faccio solo una cosa: noi siamo partiti da lì in fondo, ora stiamo facendo tutto il giro del lago a piedi, perché abbiamo voluto proprio vederlo bene. Quindi stiamo vedendo proprio tutte le varie postazioni che ci sono. Sì, prima tu hai detto, ne abbiamo visti massimo 10, che ovviamente è un numero limitato, proprio perché qua nei periodi un po' più centrali, quindi quelli di maggio, giugno, luglio, agosto. Io avevo letto sinceramente luglio-agosto, però ogni anno può variare il regolamento qui a Bled. E avevano apportato una modifica dove avevano un numero massimo di licenze giornaliere di 10. Quindi conviene, come ci hanno spiegato, prenotare le licenze tramite il sito internet, perché si fa tutto tramite il sito tranne un piccolo negozietto che c'è nel paese. Però se si vuole avere la certezza di avere la licenza per il giorno in cui venite, bisogna prenotarla su internet e tramite il sito. Basta, proseguiamo qui. Come vedete, per esempio quella è una zona balneare. Vabbè, andiamo su. Allora ragazzi, visto che abbiamo una mappa, noi siamo partiti, se non mi sbaglio, da qua. Abbiamo costeggiato tutto il lago e siamo in questo momento qua, quindi ci manca l'ultima sponda. E le zone in cui abbiamo visto possibili spot sono verso questa parte qua. C'è un tratto? Qui è molto più su strada. Spiega il tratto dove prima ci avevano detto del periodo. Sì, ci sono due zone che sono questa qua sotto e questa qua, che sono chiuse alla pesca in diversi periodi dell'anno, e poi ovviamente sul sito c'è scritto tutto. E adesso ci resta da fare tutta questa costa qua. Questa costa qui non calcolatela perché è solo un ponticello che costeggia il lago, quindi non si può pescare, però per il resto ogni posta è buona qua. Ovviamente bisogna sempre stare attenti alla vegetazione, perché come abbiamo detto prima ci sono alberi, quindi se si viene con una 10 piedi ancora, ma con le 12-13 piedi è un po' difficile tirare, mentre su queste parti qua è molto più aperto. Basta, proseguiamo. Thank you.
E adesso ci sono altre persone che pescano, come vedete, che si stanno pescando. Ora andremo a chiedere qualche informazione. Allora ragazzi, come potete vedere qua sotto c'è una spiaggia privata, quindi l'ultimo pezzo di costa che vi ho fatto vedere prima sulla mappa, diciamo che prima c'è una mega villa che ha praticamente portato via il primo quarto. Il secondo quarto c'è una spiaggia privata che adesso vediamo per quanto si estende, quindi una costa secondo me l'abbiamo persa. Però di spazio ce n'è comunque per pescare, anche perché più di 10 licenze al giorno non ci sono, quindi possono bastare. Prosegue il giro, andiamo. Thank you.
Bene ragazzi, eccoci qua, finito il nostro tour di Bled è finito, abbiamo visto tutto il lago perché l'abbiamo già tutto quanto a piedi, circunnavigato, abbiamo visto dove piedi, è però possibile pescare, dove non è possibile, zone balneari, insomma abbiamo visto un po' tutto il lago, tante postazioni sono comode, altre meno perché come avete visto sono molto strette, quindi molta vegetazione sopra, deve essere veramente molto ridotto proprio al minimo l'attrezzatura. E in tanti casi sì, veramente anche arrivando con carrellino è proprio difficile pescare, quindi però ci sono queste difficoltà dove si riesce a pescare tranquillamente. Esatto, e qui si pesca a lancio, dipende anche dal periodo, ci hanno detto di roba grossa sotto ce n'è, pesci gatti che dovrebbero essere i siluri, carpe over 25, quindi da divertirsi poi ce ne sarà. Noi speriamo di riuscire l'anno prossimo a prenotarci qui un paio di giorni perché come sapete ci vuole un permesso. La notte è vietata. Quindi poi altre informazioni ve le daremo ovviamente se riusciremo a venire qui a fare il video. Noi siamo oggi è un sopralluogo. Esatto, a fare un sopralluogo e niente, avendolo girato a piedi abbiamo potuto vedere appunto bene tutto quanto il lago. Devo dire che è molto pulito. Sì, cioè veramente tutte le sponde sono pulite, l'acqua è cristallina e quindi anche difficile per quello perché è veramente cristallina l'acqua, proprio trasparente, quindi speriamo di fare anche dei bei rilasci se riusciamo a prendere proprio dentro l'acqua. Esatto. Bene ragazzi, allora climax è tutto qui, finisce il video, adesso dovremmo affrontare la strada di ritorno e niente, speriamo di fare un'altra volta un video qui, però questa volta magari in pesca. Esatto, da Bled e da Climax è tutto ragazzi, al prossimo video, ciao ciao.